Quanto abbiamo speso al ristorante di Ivan Ramiro Cordoba? Amici di Italo Deutsch, un saluto da Luca Mastrangelo e interista tedesco. Oggi vi portiamo nel ristorante di un eroe del triplete per provare la cucina colombiana. Io non l'ho mai assaggiata, sono curiosissimo. Andiamo da mangiare da un eroe del triplete, sono molto onorato. Andiamo! Oggi vi portiamo a vivere una delle esperienze più belle della nostra vita, che ha superato davvero di gran lunga le nostre aspettative. Innanzitutto però abbiamo purtroppo anche notato che il 90% di voi guardano i nostri video da nascosto. Questo onestamente ci rende molto molto tristi, perché dietro questo progetto c'è tantissimo lavoro e passione. E perciò ringraziamo davvero di cuore tutti coloro che con un'iscrizione totalmente gratuita, che vi porta via neanche un secondo, solamente con un click, ci aiutano di poter portare avanti questo progetto. Grazie di cuore. L'arredamento e il design di questo locale sono curati personalmente dal fratello di Ivan Ramiro Cordoba, un architetto bravissimo. Il nome di questo ristorante, Mitú, non è scelto a caso. Mitú è una città colombiana al confine col Brasile, luogo ideale dove potersi immergere per chi vuole andare a visitare la foresta amazzonica. E il design di questo locale ricorda tantissimo le piante, la natura selvaggia della foresta amazzonica. Si parte col botto. Io amo scoprire nuove culture, perciò ho scelto una degustazione dei antipasti della vera tradizione colombiana. Ragazzi, voi non potete veramente capire questo maiale che cos'è. Di una croccantezza unica. E poi con l'aggiunta di questa salsina a parte, veramente si raggiunge proprio dei livelli di gusto pazzi. Il piatto che mi ha colpito di più in assoluto, il platano, che ricorda un pochino la banana classica, ma ha una consistenza totalmente diversa, più densa, più salato, incredibilmente saporito. Questo è il piatto più antico in assoluto di questo ristorante. Guardate com'è succoso, ragazzi, un'esplosione di sapore, un liquido, una crema, incredibile. Proviamola. Buonissimo, veramente. Cosa sa? Sai che non te lo so neanche spiegare bene, però è veramente buono. Dolce, salato, piccante. Dolce. Dolce. Mamma mia, ragazzi, questa entragna alla brace è qualcosa di paradisiaco. Raramente nella mia vita, e fidatevi, non sto esagerando, ho assaggiato della carne così buona. Cotta al punto giusto, ma la forza di questa carne è questa salsa di tamarindo, curry e wakati. Tra buono, una specie di salsa barbecue, ma non è la nostra salsa barbecue, è qualcosa di casareccio, non c'è niente di chimico, niente di neanche troppo forzato. Questa è veramente qualcosa di speciale che rende una carne già buona qualcosa di spettacolare. Talmente buona che voglio assaggiarla anch'io, amici, questa salsa, no? Salsa barbecue un po' affumicata, però di qualità, sebbene non è una di quelle economiche piene di zucchero. Mamma mia, la carne è incredibile. Oh, veramente buona, mamma mia. Riguardante il vino, facciamo parlare il nostro sommelier di fiducia, Dario. Sì, stasera in un ristorante colombiano era doveroso provare dei vini sudamericani. Purtroppo la Colombia non è un grande produttore di vini, loro bevono prevalentemente birra, e quindi siamo andati in Perù con un Sauvignon e in Argentina con un Chardonnay. Il Sauvignon peruviano, francamente, non mi ha entusiasmato, molto fruttato, ma insomma non di eccellente qualità. Sembra un succo di frutta. Mentre invece il Chardonnay argentino è un vino molto elegante e mi è piaciuto molto, e ho chiuso bene la serata con questo vino. Molto bene. Secondo Brindisi, il vino è migliorato, eh? Mamma mia, amici, che impiattamento bellissimo! Uno spettacolo visivo anche grazie a questi colori così intensi di verde e giallo, che secondo me richiamano tantissimo le terre del Sud America. Guardate qua, avocado, melograno. Cioè qui si lavora proprio con i contrasti complementari, un po' come nell'arte visiva. Ah, sono tre salse diverse, una arancione, una verde e una bianca.
che esplosione di sapore. Tre salse diverse che singolarmente non sono così particolari, ma messe insieme diventano un'esplosione di sapore. Guarda, stasera le salse di questo ristorante colombiano mi hanno davvero sorpreso. Normalmente in questi ristoranti sudamericani sono molto speziate, molto piccanti. A me non dispiace, però sono molto forti. Qui invece delle salse veramente delicate, ma saporite, gustose. Veramente top, al di là di ogni aspettativa. Beh, c'è poco da dire, ragazzi. Questo dolce è qualcosa di veramente clamoroso. Meringa, che tutti conosciamo, e lulo e guanabana, due frutti sudamericani che assolutamente non conosco, ma posso garantirvi che sono veramente buonissimi. Ricorda un pochettino, soprattutto il lulo, il frutto della passione. Fatti in questa maniera qui, accompagnati da questa meringa, rendono questo dolce veramente spettacolare. Sentila qui dalla cremina, Dario. La meringa che sa di uovo, ma c'è anche croccantezza, c'è dolcezza, c'è tutto in questo piatto. Oh ragazzi, questa è veramente la fine del mondo. Buonissima, mamma mia. Assaggia questa roba, è buonissima. Vabbè, assaggiare. Ecco ragazzi, questo è lo scontrino, quello che abbiamo speso, 324 euro, circa 80 euro a testa, un prezzo assolutamente giusto per quello che abbiamo mangiato, cibo veramente di grande qualità, ottimo il servizio, cortesia e personale sempre col sorriso, direi che è un prezzo un po' altino per gli standard dei comuni ristoranti, però un prezzo che li vale tutti. La sambuca colombiana. Tu che sei l'amante della sambuca, te lo dico al volo, guarda. Ricorda la nostra sambuca, sì. È un po' diversa, però vagamente la ricorda perché c'è questo retrogusto di anice. Cosa devo schiacciare? Questo? Ah, è partito, non fai più niente. Non devi fare più niente. Adesso che passa la zanca. Aspetta. Premo un po', sei vincito. Aspetta. È partito. Dario, wey. Che man, Dario, wey. Ok, aspetta. È un uomo in meno, Dario, aspetta. Come Gagliardini. Concentriamoci. È un impiastro. Concentriamoci. Aspetta che prego. Ne passano altri tre. Mamma mia, che mangiata incredibile, Luca. Giudizio finale. Io, allora, posso essere sincero? Sì, devi. Allora, quando abbiamo deciso di venire qui, sono venuto volentieri, ma le mie aspettative, forse non conoscendo la cucina colombiana, non erano altissime. Non avevo capito un cazzo. No, veramente. Non, veramente, perché sono rimasto piacevolmente sorpreso. Una cucina veramente di alto livello qua, sì, eh. No, è vero. Veramente di alto livello. Ragazzi, io quando ho fatto le mie ricerche su questo ristorante ho visto che è un ristorante piazzato su TripAdvisor molto in avanti, no? E pensavo, mamma mia, un ristorante colombiano, che adesso diciamo la cucina colombiana non è famosissima in Italia. No. E ho pensato, strano che sia piazzato così in avanti, però veramente ha ripagato la fiducia, cioè stasera sono rimasto molto stupito perché abbiamo mangiato incredibilmente bene. Ma i dettagli, Gian, i dettagli. I dettagli. Allora, locale bellissimo. Arredato benissimo dal fratello architetto di Cordoba, sì, ci hanno detto. L'ha fatto lui, ragazzi. E poi veramente tante le salse mi hanno colpito tantissimo. Sì. La carne era strabuona, sì, ma quella salsa, anche negli antipasti, queste salse qui tutte speziate in una maniera che io non avevo mai sentito delle salsine così. Sai cosa ti dico, Luca? Secondo me con le salse si può sbagliare molto quando le salse sono chimiche, quando le cioè tu puoi cariche. Avere la carne più buona del mondo, quando la salsa è troppo speziata, te la rovina. Queste salse erano perfette. Veramente perfette. Perfette. Inoltre, quando siamo arrivati abbiamo visto poca scelta nel menù, no? Pochi piatti, sì, ma secondo me questo è un vantaggio, ragazzi, perché loro si concentrano sui piatti tradizionali, fanno pochi piatti ma li fanno di altissima qualità, perciò ti giuro, Luca, non lo dico adesso per il video, è stata una scoperta veramente incredibile, non ultima, me l'aspettavo. Ultima cosa, il servizio, veramente tutti molto solari, molto gentili, sorridenti, solari,
che non è una cosa scontata che succede dappertutto. Noi lo diamo per scontato, ma non è una cosa scontata. Mi sono sentito quasi un po' come stare in vacanza. È stata veramente bellissima, bellissima serata. Bravo Cordoba, veramente bravo. Ottimo.